L'ex Miss Italia ha spiegato il motivo per il quale non ha scelto Milano-Roma come tante altre colleghe. I personaggi del mondo dello spettacolo non vivono tutti a Milano e Roma. C'è anche chi si è trasferito in città più piccole. Come Roberta Capua, che da tempo abita a Bologna. Nata a Napoli nel 1968, l'ex modella ha vissuto per un breve periodo nella capitale prima di traslocare definitivamente in Emilia-Romagna. In un'intervista rilasciata al magazine Visto, Roberta Capua ha motivato così la sua scelta di vivere a Bologna. Ho sempre voluto i piedi ben saldi per terra, ho sempre voluto vivere una vita normale. Con naturalezza. Tante mie colleghe sono affamate di video e, per andare sui giornali, sono disposte a raccontare anche gli aspetti più intimi e personali della loro vita. Io non sono così. Roberta Capua non ha esitato a definire Bologna la sua isola felice, un posto dove essere se stessa senza troppi fronzoli e maschere. Inoltre la presentatrice ha lasciato Roma per amore, Bologna è infatti la città del marito imprenditore Stefano Cassoli, sposato nel 2011. La coppia ha avuto un figlio Leonardo che oggi è un adolescente di 13 anni ed è un agonista di pallanuoto. Per condurre Estate in diretta 2021 la Capua dovrà dividersi tra Roma e Bologna. Resterà nella capitale da lunedì al venerdì per poi tornare a casa nel weekend. Un impegno che non spaventa Roberta, felice di tornare in TV con un ruolo così importante dopo tanto tempo. Per dedicarsi alla famiglia Roberta Capua è stata assente dal piccolo schermo per ben 10 anni. Nel 2017 è ritornata in TV grazie a MasterChef Celebrity, programma che ha vinto e che le ha permesso poi di condurre format interamente dedicati alla cucina come Italiani a tavola. Brava, belli dentro belli fuori, l'ingrediente perfetto. Roberta Capua ha inoltre ammesso di aver detto molti no quando il figlio Leonardo era molto piccolo. Un modo per tutelare la sua famiglia e il suo ruolo di madre. Nonostante tutto, oggi la 52enne non ha alcun rimorso e rifarebbe tutto quello che ha fatto. I no di Roberta Capua sono stati dettati dall'esigenza di non trascurare la sua famiglia, ma anche dalla voglia di non uscire fuori dai binari. La carriera dell'ex Miss Italia 1986 è costellata da tante trasmissioni di qualità. Roberta non ha mai ceduto al richiamo dei reality show al di là delle innumerevoli proposte.